Luca Corona ha approfondito degli aspetti relativamente, insomma, anche quanto dichiarato dall'assessore Valdo Di Bonaventura sul piano per lo sfalcio dell'erba. Sì, ho fatto un accesso agli atti perché ci volevo vedere chiaro e da quello che è risultato dall'accesso agli atti noto delle cose interessanti. Interessanti perché sul decespugliamento si era avviata una procedura di gara terminata con l'epoca del commissario dove a una ditta di Teramo è stato affidato il decespugliamento sia per l'anno 2018 e sia per l'anno 2019. Nell'anno 2018 avevamo un importo di 98.000 euro più IVA e nel 2019 un importo di 120.000 euro. Da quello che mi risulta, e quindi pongo la domanda all'assessore, voglio sapere questa ditta nel 2019 con un importo di 120.000 euro dove sta operando e se mi può rispondere anche per mezzo stampa per capire un attimo questa delibera, ripeto, fatta dall'epoca del commissario. Si era stata avviata una procedura dall'ex assessore Canzio, che poi purtroppo il comune è caduto, per farla triennale. Il commissario poi l'ha portata biennale. Quindi, come dicevo, 2018-2019, però da quello che mi risulta, il decespugliamento stradale ancora non parte e c'è già una ditta in essere per fare questo decespugliamento. Volevo capire dove sta operando, se sta operando e c'è un importo di 120.000 euro. Voi avete anche criticato, insomma, ma anche sui social qualche critica si è vista su questo poi sfalcio dell'erba un po' a macchia di leopardo. Sì, a macchia di leopardo perché vediamo che in alcune zone, quasi tutte le zone del comune di Teramo, è stata fatta, come ha detto lei, a macchia di leopardo. Vediamo un altro caso eclatante vicino al parco fluviale, zona Smeraldo, dove su un lato è stata, diciamo, decespugliata e da un lato no. Volevo capire anche la motivazione e anche perché voglio capire chi sta operando per il decespugliamento, perché da quello che mi risulta e dalle varie segnalazioni dei vari cittadini, che mi hanno chiesto che sono dei volontari che stanno operando da parte del comune. Ah, Non sarebbero operai del comune. da quello che mi hanno detto no, anche qui faccio una verifica per capire A, in che maniera stanno operando, B, chi li paga e 3, se ha tutte le carte in regola per fare il cespugliamento, quindi corsi sulla sicurezza e tutto quello che è nella norma di affidamento dei lavori, anche se volontario. Quindi voglio capire un attimo questa fase del cespugliamento perché è una fase critica, quindi bisogna essere chiari bisogna essere chiari sul piano asfalti, per tornare sul piano asfalti, perché il piano asfalti ancora non parte, non sta per partire perché c'è una procedura di gara con tutti gli annessi e connessi, dei ricorsi sperando che non ci siano e perché può slittare anche dopo il mese estivo, quindi parliamo dei mesi di settembre-ottobre, rischiando di non avere gli asfalti. Quindi io penso che una programmazione a monte bisogna farla. Sono un anno che loro amministrano questa città e non hanno per niente il senso di amministrare perché ci voleva già da tempo una programmazione sia sul cespugliamento e sia sul piano asfalti.